Bella ragazzi, bentornati con la notte horror che si tiene ogni sabato su Twitch. Se state vedendo questo video su YouTube, giù in descrizione troverete il link al mio canale di Twitch dove streamo ogni giorno dal lunedì alla domenica e dove, come ho detto, il sabato si tiene notte horror, che è una notte per sub. Ma ora cominciamo. Questa sera giocheremo Octave, che è un gioco horror che dovrebbe ricordare vagamente dei disegni Cat Lady, ma non credo che siamo sullo stesso livello, onestamente. Cominciamolo subito senza esitare, ci mettiamo magari con la camera sopra e poi la spostiamo se dovesse essere d'intralcio. Lo ammazziamo? Che culo, ragazzi. Mentre stava ammazzando qualcuno, arriva il demone nella foresta. È una cosa bellissima, ovviamente, a chi non è successo. Infatti mia moglie era entrata per dirmi che aveva un'emicrania. Aspetta lei i momenti proprio perfetti. Allora, col tasto sinistro ci muoviamo. Che ve ne pare della grafica? Qui c'è una bella pietra, che cos'è? Ecco, abbiamo questo bellissimo simbolo. Fantastico. Diciamo al nostro amico di andare via. Doppio clic per correre. Ok, quindi clic. Abbiamo acceso una candela, ragazzi. C'erano questi bidoni bellissimi. C'è niente qua? No. Abbiamo acceso la candela e si è fatto questo simbolo. Qua c'è un'altra. Vediamo se si ingrandisce il simbolo della morte totale. C'è un birillo qua. Abbiamo tab. Qual è il problema? Abbiamo dimenticato qualcosa. Vediamo cosa ci siamo persi. Oh 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 oh. Una candela, ragazzi, una candelozza tozza. Ma qua nelle opzioni. Ci eravamo dimenticati la candela. Vabbè. È bello questo sfondo. L'arte di sto gioco mi piace davvero tanto. Perché c'è niente, non ce n'è candela, no? Secondo noi ci stiamo perdendo il mondo di candele. Qua ce n'è una. Mamma mia, che schifo! Abbiamo uno scarrafone. Cos'è questo rumore che sento io? Che cos'è questo?
No, qua non ci possiamo andare. No. No. Decisamente no. Ci devi tornare indietro. C'è il menu. E vai. Non so, questo dovesse accadere secondo me. Ci ha vomitato addosso. Gran signore proprio. Non vedo altre candele. Ma qua quante scorie ci buttavano in questo bosco? Non so, è notate. Ah, candela. L'ho beccata. Candela. Lo gran caspio. Accesa. Cioè ogni volta che... Ma sbaglio, ora è indietreggiato un pochettino questo. Oh, un cimitero, quanto è allegro. Era proprio quello che stavo sperando. Una bella chiesa. Che è questa? No, che... Ha una candela, arriva un mostro. No, il mostro. Via, via, scappa, scappa! Scappa, no! Su casse. Sì! Altre scorie. Ho un po' di paura ad andare qua. Ok. C'è una candela qua, attenzione. No, ma io qua non ci voglio scendere. Quando le rane cantano non c'è da temere. Ah, quando le... Va bene, Mr. Shinigami. Che c'è qua? Ragazzi, guardate. C'era una cosa, ragazzi. Ci sono delle mani che escono. Guardate, guardate, guardate. Delle mani che fa... Vedi, 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 vedi. Vedete? Vedete? Mamma mia, dove cazzo erano? Suka. Capite? Cioè, se non si sta attenti. Abbiamo evitato la morte, ci avrebbero sicuramente lasciati giù, ma proprio sicuro al 100%. Mi ci gioco qualunque cosa, ragazzi. Un bel ponte.
una candela. E vaffanculo! Questo è un altro posto. Bella pixello, come va? Di poco tetra l'atmosfera comunque, eh? Proprio quel pochito pochito. Perché sono andato ad ammazzare quello nel bosco? Cioè, non avevo niente di meglio da fare, non lo potevo ammazzare in un altro posto anche, non lo so. O in questo bosco. Andiamo avanti. Facci essere un'inculata. Ok. Faccio palesemente pulsante. Easy. Ok. Questa cella non ce voglio sta. Andiamocene. Siamo qua vicino alla candela. Oh, candela. Candela. Allora, qua c'è una porta bellissima con dei simboli. E c'è un uomo che sta morendo là. E qua ci sono altri simboli. Parliamo con quest'uomo. No, non parliamo con quest'uomo. Via. Beep. Papà! Minchia, devo proprio sincronizzarmi. Ma chi l'ha messo sto beep? Sarà fanculo. Allora, vediamo, facciamo così. Uno. Uno. È quasi istantanea la cosa.
Ah, dobbiamo pure parlare di nuovo con l'uomo, che non si capisce che caspita è. È bello, bo. Mamma mia, che lag. Ma perché? Io qua ci mangerà, tipo, ci staremo una notte per fare sta cosa. Qual è il boss finale? Non penso a... Non ridete in chat, che lo... Io ora pensate che non si può tibeggare. Mamma mia, quando ti tibeggerei tantissimo. Allora, qua ci sono sti simboletti. Che cos'è sto co... Come sono accese le candele? Andati qua? No, qua non si può andare. Quindi palesemente ci sarà un qualche cosa con le candele o questi simboletti, queste cose, vediamo. Vabbè, abbiamo capito che bisogna fare accendere le candele. Ora, qua ci sono dei simboli. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo. Qui prima il primo simbolo era la TV. C'erano dei simboli su vicino alla porta. Vediamo se c'è la TV. La TV c'è. Prima c'è un pene. Vediamo la TV. C'è in tutti e due. Poi questo di qua c'è. È un cerchietto con dei pesi. Chiamiamoli a palestra. No, non c'è. Quindi lasciamo spenta. Poi c'è questa specie di otto con l'attaccacose. C'è questo. Questa sarebbe per la seconda. Per la terza. No. Poi c'è questo per la quarta. C'è questo gabbiano sulla bacinella. Sì, c'è il gabbiano sulla bacinella. Accendiamo la quarta. 1, 2, 3, 4. Poi c'è questo triangolino. Col triangolino. Vediamo se c'è. No. Poi c'è una Z. E non c'è. Poi c'è uno scarabocchio che è un triangolo con una minchiata. Sì, c'è. È il penultimo. Ok. Oh! Ho sentito aprirsi qualcosa. Cosa sarà mai? Ma eccolo qua. Il maestro Volscenzo. E siamo di nuovo dentro un bellissimo bosco, ragazzi. Quanto vi piace questo bosco? Ah, che vita grama. Dopo questo, ragazzi, voglio sapere se volete che giochiamo Ancho Down e il nuovo Call of Duty. C'è il dottore che mi ha detto casomai che era disponibile. Qua c'è una bellissima macchina d'epoca. Qua c'è un punto interrogativo. Oh, ci fa vedere tutte le cose, proprio gli aiuti. Vediamoci qua. Niente. Poi cosa abbiamo? Un cubetto, si fa così. Ah, benissimo. Poi una croce. Poi abbiamo un martello. Poi abbiamo una Ah, si entra di così. Cosa?
ti posso accare questa subito. Vediamo se c'è un punto di interesse qua. Sì, benissimo. C'è una bottiglia. La prendiamo. Questo pannello. Entriamo dentro questa stanza. Ok, qua ci sono palesemente degli enigmi per aprire la cosa. Lì c'è un teschio. Qua c'è un rubinetto. Dove entra l'acqua? Ragazzi, questi qua mi sono molto le cat lady, c'è l'impronta. Bisognerà tipo muovere questi in modo tale che si accenda. Vediamo. Sì. Da qua si può andare? Che cos'è? Oh, qua abbiamo il martello. Vediamo se riusciamo a togliere. Ok. Non si può accedere a questa cosa qua. Bellissima, c'è un pochettino. Col martello non si apre la porta, no. Io non ci voglio proprio andare là. No! È che è successo qualcosa qua, tipo ora si può andare, vediamo. Ok, sì. No! Ok, benissimo. Andiamo un'altra. Abbiamo un altro cubo con un'altra lettera E. Collezionava cubi con lettera E. Una cassaforte con la quale combinazione noi non sappiamo. Cambio. Va bene. Ok, qua non c'è niente che possiamo fare, perché a meno che non prendiamo martellate. Questo che non mi sa. Mi sa anche di no. C'era, nella porta c'era una cosa scritta. No. Qua si può andare, ancora non siamo andati. C'è un bellissimo salotto. Oh, ok, abbiamo trovato la combinazione della... Abbiamo la combinazione delle leve, mi sa. È alto, basso, basso. Oh, le altre cose. Vediamo qua dentro. Cosa c'è? Abbiamo una ciotola per gatti. Andiamo un gatto. Diamolo. Ah, gli siamo già sul cazzo. Mangiare per gatti. Guarda caso. Questa cucina. Andiamo a mangiare per gatti. Ah, c'è pure il calendario. Una lettera N. N. Ok, c'è qualcosa qua. Una S. Esn, senn. E due lucchetti. Oh, là sotto c'è un'altra cosa. Una chiave. Sarà la chiave della macchina o di questo lucchetto? Vediamo. Ok, la chiave è scomparsa, quindi non possiamo aprire questo ancora. Vabbè. Andiamo. Allora, basso, alto, alto, basso, basso. 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 Vediamo se funziona. Il rubinetto si è fatto da solo.
4. Cioè, abbiamo un numero, ragazzi. Abbiamo un numero. Sarà della combinazione, ovviamente. Ma non c'è nulla da fare ancora. Ritorniamo là. Vediamo se quel gatto è andato a mangiare. Abbiamo preso un... Secondo me è... Forse 7. Forse era un numero della combinazione. Vediamo. Praticamente stiamo staccando forse la cosa dal televisore che abbiamo staccato casualmente. Il gatto forse non si andava a mettere là. Vediamo che è successo, se è cambiato qualcosa in cucina. Oh, un'altra bellissima chiave. Possiamo mettere... Abbiamo qua. Non apre questo, ma sto pensando. No, qua non devo fare niente con questi. Io non ci credo che questa chiave non apra qua. Ah, che bello. La televisione indemoniata. È che quasi. Ah, ok, apre qua. Abbiamo preso un fusibile. C'era un altro quadro elettrico. No, aspettate, che qua c'è il mostro, c'è il gatto pure che ci aspetta. Oh, ok. Un coglione. Ma oddio! Ok, 2. Abbiamo un altro numero. Questi qua non si può fare niente, no? Bravi. Ah, si può toccare il gatto? Via in culo. Proprio male. Andiamo. Ok. La doccia. Andiamo fuori, vediamo se si può fare qualcosa. Oh, c'è una chiave. La chiave forse per qua? Ah no, per il frigorifero. Era da qua, no? È uno che ci deve mettere in quel frigorifero, porca puttana, per custodirlo così bene. Andiamo. Qua c'è
Ma c'è un'asse. Questo c'è già messo nel frigorifero, un'asse. Davvero? Vediamo sto martello. Ah, abbiamo fatto la scala, benissimo. Sappiamo qua. Allora, la combinazione 2-2-2-2 perché il suggerimento è 4-2. Minchia, tu sei veramente machiavellico. Andiamo a prendere sto crocifisso qua. Sono ora, posso fare l'esorciccio. Esorciccio. La grafica è davvero figa. Invade retro, san... No, Ho lasciato il gioco. Un po' caga come esorcista questo qua. No. 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 La carriera proprio di esorcista. Siamo ritornati no alle belle candele. Quelle belle, no? Le candele quelle belle. Siamo di nuovo alla casa, si vede, questo doveva proprio accadere. L'infarto ce lo dovevamo prendere. Proprio simpatici i programmatori. Rientriamo qua dentro, vediamo che succede. 5. Quindi abbiamo 4, 5. Sembra poi un 2 e un 7. No. 4, 5 in ordine. 2. Vediamo, sir. No, attenzione, Lucia, che qua c'era il morto. Questi gran cazzi. Vabbè, questo comunque è l'ultimo anche senza. Ok, l'ho acceso questo teschio. No, che sta succedendo? Che sta succedendo? Oggetti abbiamo, una bottiglia. Il gatto. Simpatici. Ha baciato a terra. Capisci che devi un'infezione così, eh? Si è aperta la porta.
arriva che è la morte. Ok, qua non si può andare. Oh, siamo nell'oltretomba, qualcosa del genere. Siamo un'anima, cioè sono anime? O no? Non sembra un posto felice. Ah, cioè, non ci organizzerei tipo una festa di 18° compleanno di qualcuno. Il cartello, vedi, sempre dritto. Solo dritto se può andare. Guardate quante anime. Non abbiamo più niente nell'inventario. Che succede? Perché c'è questa musica? E mi sembra che me la devo prendere nel culo. A salire, ok. Scappa. Scappa. No. Ok. Suga. Oh, via, via, via! No, via, via, via! Enigma, se si fosse potesse comandare col WSD sarebbe molto più semplice. Ma
no, ce la stiamo facendo. No, dai, mi è comparsa addosso. Ma dammelo la possibilità, Dio buono! Suca! Che cosa c'è? Ma va, pigala in culo! Guarda lì qua, se merda. No, ma dai, non gioca più un cazzo! Come on.
cazzo di cosa mi manca? Non manca qualcuno di qua, tipo. Perché non si chiude qua? Thank you.
ce deve essere un'ultima. Allora sì, lei si mette dalla ultima, non accendi una e le spegni un'altra, sì. Ma l'avevo già fatta prima. Ti ho bruciata, viva, brutta merda. O prima l'ho ferita e poi la devo bruciare. No, non si capisce. Mamma mia, patema. Poi questi sono proprio fissati con le catene, con le candele. Cioè, un bel morto. Non è che la cosa è la chiave della macchina? Ok. Prendiamoci la macchina e andiamocene subito. E vai ragazzi, cioè stiamo andando da questo posto. Gioco, autore, Atoni Koval. Vediamo Koval, vediamo se c'è qualcosa, qualche sorpresa. Musica Tony Koval, questa è una persona fatta da una persona sola. Grafica e codice a Tony Koval, cioè una persona se l'è fatto. Mi sa che ho capito, ragazzi. Vabbè. Ragazzi, è tipo l'inferno. Praticamente noi veniamo puniti per i nostri peccati. No, vedete, questo di qua saremo noi. E noi prendiamo la chiave da noi stessi. Ce l'andiamo, rimoriamo, ritorniamo il teschio. Ritorniamo, secondo me, qualcosa del genere. Che ne pensate? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Secondo me è così. E ce ne siamo tolti un altro di gioco Era Notte Horror. Vi ricordo ragazzi, se avete assistito al Notte Horror su YouTube, che la Notte Horror si tiene ogni sera in diretta su, ogni sabato sera in diretta su Twitch. Il link di Twitch è in descrizione qua su YouTube, cliccateci, seguitemi anche là. Per il resto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo gioco. Costa circa 2 sterline su Steam, quindi sarà 2 euro e qualche cosa molto probabilmente. Un prezzo mi sembra onesto per un'ora e qualche cosa di gameplay. E va bene, non mi sembra molto complicato, molto semplice come gioco. Fatemi sapere pure se secondo voi la mia come si dice, la mia interpretazione del morire è perché è troppo messo troppo qua davanti alla tua faccia. Ecco la cosa finale, prendi le chiavi e te ne vai così easy peasy, e quindi secondo me è questo, che siamo noi che moriamo, poi riprendiamo, è come l'inferno, sapete, ce ne sono un sacco di film e di cose fatte così, dove bisogna rifare la stessa cosa sempre, 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 sempre. Comunque fatelo sapere nei commenti e noi riprendiamo.